Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come sapete domani c'è una conferenza stampa molto importante. Gigi Buffon alle 11.30 parlerà ai microfoni. Sicuramente andrà a formalizzare, secondo me, quello che è un ritiro preannunciato perché per quello che ha detto, per quello che ha fatto, per come ha reagito a certe emozioni, a certe vicende degli ultimi tempi. Pensare prima di tutto all'esclusione della Juventus, la Champions League, la partita contro il Real Madrid. Per tanti motivi credo che sia solo una formalità il suo appunto addio al calcio giocato. Alcuni di voi sicuramente pensano che invece potrebbe essersi magari un dietrofront e ha avuto un ripensamento dovuto a certe cose e pertanto per anche un discorso di record, per un discorso di aspirare a vincere quella coppa e per tanti motivi potrebbe ripensarci. Però so anche che Buffon è una persona che ha capito secondo me che questo è il momento giusto per farsi indietro. E appunto lasciare spazio a una squadra nuova, una squadra più giovane a raggiungere gli obiettivi dei prossimi anni. Al di là di questo, di questa conferenza stampa, mi interessa non tanto quelle che sono le parole d'addio di circostanza che dirà, cioè mi interesseranno, ma fin lì perché so benissimo probabilmente cosa andrà a dire, perché sono cose che sono automatiche. Un giocatore si ritira, fa dei ringraziamenti e esprime le proprie emozioni, le proprie opinioni in quel momento. La cosa che però mi mette più curiosità è una sola, la possibilità che Buffon invece esprima quello che sarà il suo futuro, perché può essere che Buffon abbia già deciso quale possa essere la sua strada per il futuro. La mia curiosità ruota intorno al fatto che Buffon potrebbe rimanere alla Juventus in qualche veste, ed è più che la mia curiosità, è il mio augurio, la mia speranza, nel senso che io spero che un personaggio come Buffon, per il carisma che ha, per il carattere che ha, per la personalità che ha, sia fondamentale all'interno di una società che già vede arruolati Nedved e Trezeguet come ambasciatore e pochi altri giocatori appunto juventini. Buffon credo che sia ancora di più di Nedved, ancora più di Trezeguet per motivi che tutti conosciamo, intanto perché è italiano, poi perché ha vissuto veramente un'epoca alla Juventus e in ultima perché più di tutti ha un carisma, una personalità molto forte che in pochi giocatori ho visto nel tempo e quindi privarsi di un giocatore come lui dal punto di vista umano sarebbe una perdita veramente grossa per la Juventus. Già lo perderemo dal punto di vista appunto, del campo perché non sarà più nello spogliatoio, sarebbe veramente un passo indietro di tutta la società perdere un uomo di così grandi dimensioni umane anche all'interno di qualsiasi altro ambito della squadra, della società, dell'azienda, quindi non solo quello sportivo e tecnico ma magari anche quello dirigenziale, adesso non so cosa potrebbe essere. Io spero che Buffon domani dica questo, Buffon ovviamente Marotta o chi per lui ci sarà vicino a Buffon. Io spero che domani Buffon dia un tentativo di appunto ritrovarsi tra le parti e decidere un futuro all'interno della Juventus. Perché se non fosse così il mio timore è che Buffon in qualche modo possa accollarsi un nuovo lavoro, una nuova mansione in FIGC, quindi per la nazionale, cosa che lui sarebbe molto sicuramente. Sarei felice di fare perché è molto legato anche alla nazionale e quindi se la Juventus secondo me dovesse perdersi l'occasione di tenersi Buffon ancora in altre vesti sicuramente qualcuno si farebbe avanti perché parliamo di un giocatore spaziale, mondiale, internazionale che potrebbe fare veramente piacere non solo alla FIGC ma anche a altre federazioni, FIFA e così via, UEFA e così via. Quindi la Juventus secondo me non si perderà questa occasione di mantenere un rapporto saldo, contrattuale con Buffon, a prescindere da quello giocato che andrà appunto a concludersi ufficialmente il 30 di giugno, ma chiaramente sabato con questa partita contro l'Hellas. Quindi la cosa che mi mette veramente curiosità, al di là delle parole di circostanza, delle emozioni, delle lacrime che susciteranno certi termini che domani utilizzerà di sicuro, io voglio capire se domani voglio sentire qualcosa circa quello che sarà appunto il suo futuro, che credo che sia il punto fondamentale della conferenza e spero che lo sia, altrimenti sarebbe veramente solo un addio, un ringraziamento fine a se stesso, invece con questo dettaglio sarebbe veramente una cosa molto interessante che farebbe piacere sicuramente a tutti e in qualche modo un po' attenuerebbe il dolore che avremo di qui a sabato e nei giorni successivi a sabato, visto che sarà molto difficile digerire l'addio di un campione così grande, per quanto sia solo un addio al calcio giocato, però come sapete, lo so io, lo sapete voi, noi tifosi abbiamo un legame particolare con certi giocatori, un po' come è successo con Del Piero, e a prescindere dal fatto che poi dopo lo continuiamo a vedere in altre vesti, però si farà un certo effetto a non vederlo con i guantoni alle mani. Detto questo, quindi aspettiamo con grande ansia questa conferenza stampa che magari domani commenteremo insieme. Quindi 11.30 di mattina, un orario un po' così così, potranno farla nel primo pomeriggio, ecco. Vabbè, da lì quello, 11.30, Buffon, in conferenza stampa. Ci aggiorniamo allora, quindi. Ciao, alla prossima, forza Juve. Paura, paura.
paura. Paura.